Eccoci qua, facciamo un altro video. Spero che si vede perché c'ho il sole un po' in faccia. Questo è Corso Svizzera, Torino. Sono le 10:39 di sabato 7 marzo. Potete vedere da voi che c'è abbastanza gente, non tantissima. I banchi non sono tanto frequentati, la gente compra poco, è un po' spaventata, però tutto sommato una situazione è quasi normale, direi, non normalissima ma normale. Come vedete non c'è gente con le mascherine, non c'è gente, tutto il contrario di quello che vi stanno facendo vedere ai telegiornali. Io non so se questo è un bene o un male, non sono un medico, però la gente di Torino sta continuando a cercare di fare una vita più o meno normale. E questo è sicuramente un bene, questo è sicuramente un bene, vi dico perché. Allora, eccomi qua, sono Ben, sto facendo gli aggiornamenti da Torino, speriamo che questo postamoto se ne va. Chi sta bene come me, chi è sano, cercasse di fare una vita normale il più possibile, prendesse le precauzioni, lavarsi le mani, queste cose qui, si mettesse una sciarpa davanti alla bocca, io non dico di no, però non ascoltate quelli che dicono non uscite di casa, come se fosse scoppiata la bomba atomica, ve lo dico perché non è una cosa fattibile. Ho sentito esimi professori dire fatevi portare la roba a casa, fatevi portare la spesa a casa, e allora io devo uscire di casa per portarti la roba, la spesa a casa, perché sennò tu telefoni, dici Benedetto mi porti la roba a casa, e no, perché sono a casa pure io, allora qualcuno deve uscire, no? Perché se ci chiudiamo tutti in casa è chiaro, è evidente che si blocca tutta l'economia, e non è che bisogna aver studiato ad Harvard per capire questo. Se tutti si chiudono in casa, i commessi, i fattorini, i corrieri non consegnano più la roba perché sono chiusi in casa, voi andate al supermercato per fare la spesa e non trovate nulla, no? Questo mi sembra veramente una cosa banale, non bisogna essere degli economisti per arrivare a questo. Quindi ripeto, io non sono un medico, non vi dico che non sta succedendo niente, vi dico di prendere tutte le precauzioni che vi dicono sicuramente, però di continuare a cercare di fare una vita normale, di continuare a cercare di fare le cose che facevate sempre, piuttosto prendete la precauzione di non portare in giro, se avete dei parenti immunodepressi, o non andarli a trovare in questo momento, che magari potete essere dei vettori del virus a vostra insaputa. Però continuate a fare una vita normale, perché ripeto, se no fra un mese voi uscite di casa che avete finito la scorta di quello che avete comprato e non trovate niente, e non trovate niente nei magazzini, nei mercati, nei supermercati, perché se noi non lavoriamo la roba non arriva, la merce non arriva. Niente, questo è l'aggiornamento di sabato 7 marzo da Chernobyl / Torino. Siamo tutti ancora vivi, stiamo resistendo, non abbiamo paura, continuiamo così. Vi aggiorno lunedì.